Quando finisce l'era del capofamiglia? Nel XX secolo si apre una discussione all'interno della società. È ancora attuale la figura del capofamiglia? È giusto che un membro della famiglia abbia più potere rispetto agli altri? O bisogna che tutti possano intervenire e abbiano gli stessi diritti? In tutti i paesi europei, pian piano si allarga l'idea in base al quale tutti gli appartenenti alla famiglia possono avere gli stessi diritti e non ce ne sia uno che ha più diritti rispetto agli altri. In Italia, dopo l'approvazione della Costituzione, e la sua entrata in vigore nel 1948, ci si impiega un po' di anni per far sì che tutti gli appartenenti al nucleo familiare abbiano gli stessi diritti. Solo nel 1975 tutti gli appartenenti al nucleo familiare hanno gli stessi diritti, perché la norma che dava più potere al marito, all'uomo, viene abrogata.